sarà un piacere averli qua, un piacere avere i cittadini qui, i cittadini liberi. E stasera, vabbè, è un'occasione specialissima, quindi è talmente speciale che cambio il microfono, quindi dicevo, la sera è particolare. Allora, un applauso per Giuseppe Conte e un applauso a noi. Allora, come sapete, sta dando tutto se stesso in un tour estenuante, grandioso. E quello che posso dirvi è che ci vuole veramente tanta passione e tanto cuore per fare quello che sta facendo, perché noi piccolo con la campagna elettorale lo viviamo, ma lui praticamente rimbalza da una regione a un'altra, oramai in una dimensione quasi parallela. Però è importante che lui sia qui. Si accorre di vedere un concetto: la speranza è la politica, e la politica è ovunque, e la politica è anche qui dove siamo noi parlando adesso insieme alle persone. Dobbiamo noi difendere quello che abbiamo fatto e soprattutto parlare di quello che faremo. Quello che abbiamo fatto lo trovate, lo abbiamo documentato. Quando facciamo un programma elettorale lo facciamo perché l'abbiamo condiviso con voi. Allora, la differenza tra noi e loro, perché esiste, è che noi guardiamo le persone con il sorriso quando parliamo di quello che abbiamo fatto, e loro no. E anche a noi non serve la menzogna per spiegare che cosa faremo, perché noi illustriamo i fatti. Ne avete un esempio a 100 metri di qua, quando è iniziata la pista ciclabile. Ci vogliono levare la strada, uccideranno gli alberi, non ci saranno i parcheggi. Risultato: pista ciclabile fatta con l'asfalto rosso e no cavernice, spazio per le macchine garantito, pulito e protetto, attraversamenti pedonali, ed è solo l'inizio. Allora, quando uno si affida alla calunnia, alla bugia e alla radice, mostra se stesso. Noi quello che mostriamo è quello che abbiamo fatto e l'impegno con voi. Alcune cose non possono andare in porto, ma siamo sempre stati pronti, uno, a stare in mezzo alle persone, e due, anche a spiegare, e certe volte anche a chiedere scusa, perché non esistono i superuomini, esistono cittadini prestati alle istituzioni. Bravo. E allora, siccome non c'è tantissima, e personalmente la sento, ed è bello, ed è veramente bello, vi dico, sta su sto palco, è bellissimo. E mi ricorda tanto quando all'inizio dei vari baffatei a Piazza San Giovanni ero anch'io in mezzo dall'altra parte. Bene, vi posso dire una cosa: occupatevi della cosa pubblica, non ci lasciate soli, informatevi, chiedete, perché i cittadini attenti non si fanno abbindolà da sti quattro palazzinari, qualcuno mi dice, o palazzinari o fumanzinari. Detto questo, io oggi è successa una cosa particolarissima: abbiamo aperto il Mitreo a Marino Centro, uno dei siti più belli a livello archeologico. È un'esperienza, ve la chiedo, vi chiedo di vederlo, vi chiedo di prenotare questa visita, e vi dico questo: non vi voglio raccontare com'è, perché le parole non bastano, non solo al luogo meraviglioso, ma a quella che è stato il lavoro dietro a questo luogo, che capirete e sentirete le emozioni di entrare dentro un posto del secondo secolo d.C. Dopo, e quando vi sarà capitato, io non, guardate, non posso dire, non gli vorrei essere nemmeno dipinta un tacco, si dice dalle parti mie, perché la iperdisponibilità di Giuseppe è fantastica. Quindi veramente io vorrei mettere un applauso, perché allora è entrato dentro il negozio, ha salutato le persone una ad una, ha chiamato le persone, l'avete visto, no? Abbiamo fatto questa diretta apposta. Ecco, la distinzione, la distanza tra chi è su un altro livello e chi è del popolo è questo. Forse ce la faremo, ragazzi, forse ce la faremo. Però è tutto per noi stasera, però è tutto per noi. Beh, quello è il mio. Liberatelo! Adesso proviamo a liberarlo, ma il problema che è talmente disponibile, l'avete visto, lo sapete chi è, no?
Ecco, allora questo vi posso dire in questa passeggiata che abbiamo fatto insieme. La grande attenzione e l'ascolto anche alle cose che vi ho riassunto della città, ma anche la grande empatia con le persone. Ecco, questa chiave di comunicazione con l'altro, di riconoscimento dell'altro è fondamentale. Quindi Giuseppe, se ti hanno liberato e se ti hanno attivato il microfono, avvicinati. Ciao, buonasera a tutti, grazie davvero per questa accoglienza, grazie Carlo per le parole che ho speso. Oh, qui c'è un po' di indisciplina, voglio dire, Carlo parlava tutti a fare sti benetti selfie. Va bene, lo farai anche tu il selfie. È successa una cosa particolare, una cosa strana, che io stesso forse non mi aspettavo, e non so se qualcuno di voi si aspettava. Ho detto, quando siamo partiti, ci abbiamo messo un po' di mesi, no, per partire con questo nuovo progetto, avete visto tutti, abbiamo faticato un poco, abbiamo parlato, abbiamo cercato di costruire una nuova architettura del Movimento 5 Stelle, un nuovo statuto, di progettare il futuro, no? Ogni forza politica, ogni struttura anche così minimamente organizzata ha bisogno, poi dopo passa un po' di tempo, di ripensarsi, di rifiatare, di ossigenarsi del futuro. E ho detto, appena completato questo processo, abbiamo approvato lo statuto, poi ho detto assolutamente devo essere in mezzo alla gente, tra i territori. È veramente una cosa che io ho afferrato da subito, e dico sempre, quel giorno che mi avete visto uscire da Palazzo Chigi, io sorridevo, vi ricordate? E se mi conoscete un poco, non è un sorriso di circostanza, non riesco poi a essere falso, quindi le cose brutte posso anche non dirle, ma il fatto di sorridere è un sorriso. Primo perché mi sentivo a posto con la mia coscienza. E come nel DNA del Movimento 5 Stelle, uno c'ha un incarico, ce la mette tutta, perché non lavori per te stesso. Se lavori per te stesso puoi anche permetterti il lusso di rifiatare, di risparmiarti. Se lavori per gli altri, addirittura poi in pandemia, non puoi risparmiare neppure un'ora se mai di sonno. Devi sacrificarti davvero se il tuo paese sta soffrendo, e ovviamente c'è questa grande responsabilità. Però due, mi avevo il sorriso anche per un altro motivo, perché non vedevo l'ora di tornare a stare in mezzo alla gente, perché è chiaro che anch'io ho vissuto il problema del distanziamento, stare in questi palazzi è un po' faticoso, e allora avevo progettato di stare in mezzo alla gente. Quindi quando adesso siamo partiti con gli amici del movimento, c'è anche, dove Paola Taverna, si è nascosta. Paola, ci sei? Dov'è Paola? Paola e gli altri amici mi hanno aiutato un attimo a definire il percorso. Io ho detto, innanzitutto non lo voglio chiamare, questo non deve essere un tour elettorale. Primo, tour elettorale fa pensare che vai lì per chiedere il voto e poi te ne vai e chissà dopo quando ripassi, giusto? Allora, non è un tour elettorale, chiamiamolo itinerario. Mi fa piacere, Carlo, che tu l'hai detto. Ho detto una formula che mi piace: la politica è ovunque. La politica ovunque cosa significa? La politica non va fatta solo, non la facciamo solo nel Parlamento dove siamo ben rappresentati, non la facciamo solo a Palazzo Chigi, nei ministeri, ma facciamo neppure solo, non la possiamo solo fare nelle sedi dei partiti. La politica la dobbiamo fare noi, tutti i giorni, in mezzo alle piazze, in mezzo alle strade, discutendo tra noi. Quindi è stato un itinerario per riossigenare me stesso, per riossigenare il Movimento 5 Stelle, ma l'intera politica dovrebbe riossigenarsi, soprattutto dopo un periodo di pandemia, di distanziamento,
dobbiamo tornare a guardarci negli occhi, a parlare, a valutare quelli che sono le nostre esigenze, i nostri bisogni, dobbiamo confrontarci. Ed è successa una cosa bellissima, dicevo, che neppure io avevo previsto. Primo passaggio a Napoli, Napoli è una città calorosa, lo sapete, grande accoglienza. Poi siamo passati al nord, che di solito è il freddo nord. E allora io ho detto, guardate, non mi fate trovare palchi, quella roba lì per cui uno sta in alto, gli altri sembra che sono i sudditi che stanno in basso. Io voglio camminare in mezzo alle persone. I miei lo sanno, no? Io sono un po' troppo pretenzioso, tutti questi dettagli, no, camminiamo in mezzo alle persone, diamo appuntamento, corso tal dettagli, piazza tal dettagli, iniziamo a passeggiare, ci confrontiamo, ci fermiamo, parliamo. Dice, ma dissenso, magari c'è gente che viene, ne parliamo, discutiamo, tu qual è il tuo problema, perché, per come? Quindi senza rete, di solito voi sapete che altri esponenti politici invece quando fanno i percorsi vanno nei seminari, conferenze, convegni, sedi partiti eccetera. Niente, ed è successo questa cosa bellissima che quasi materialmente, proprio visivamente, abbiamo iniziato in pochi e poi questa sorta di processione di persone che si scambiavano, si affiancava qualcuno, certo molti selfie, devo dire, perché ormai molti, però vi posso assicurare che anche in una breve battuta, fermandosi un attimo, stiamo imparando tanto. Ho parlato con percettori di reddito di cittadinanza, ho parlato con persone che avevano utilizzato i bonus mobili, ho parlato con persone che stanno operando una rigenerazione urbana, stanno contribuendo alla rigenerazione urbana perché partecipano al progetto del superbonus 110%. Ho parlato con persone che lavorano in scuola, nelle scuole. Ho parlato con persone che hanno avuto il computer perché non avevano i figli in DAD, didattica a distanza. Noi abbiamo subito distribuito 100 milioni con la ministra Azzolina per finanziare ovviamente quelle famiglie che con la didattica a distanza non avrebbero potuto e non avevano i mezzi per potersi collegare e fruire dell'offerta scolastica. E così tante altre misure. Addirittura è successo che voi cittadini mi restituite misure che mi ero anch'io dimenticato di aver fatto insieme al Movimento 5 Stelle. Delle volte mi date anche un contributo per il futuro ed è, vi posso assicurare, ci avevo visto giusto quando sono uscito col sorriso, perché sto arricchendo non solo e ci stiamo arricchendo e riossigenando il Movimento 5 Stelle, ma mi sto arricchendo dal punto di vista umano, perché è un'esperienza incredibile attraversare tutto il territorio, stando senza rete in mezzo alle persone, confrontandosi con voi, dialogando con voi. E per questo che sono, poi addirittura da ultimo è successo che non possiamo più camminare, per cui questi percorsi che erano belli perché ci si confrontava, si avvicinavano, si alternavano le persone, e non si possono più fare. Perché questa fiumana è diventata incontenibile, l'avete vista nelle ultime foto, a meno che voi leggete sui giornali? No, perché sui giornali non ci sono, notiziari non li arriva. Però adesso però queste piazze sono diventate incredibili negli ultimi passaggi e c'è una fiumana di gente che vuole politica, vuole discutere, ma la politica è quella che vogliamo anche noi, la politica con la P maiuscola. Che poi vedete P maiuscola. In realtà io dico sempre, noi del Movimento 5 Stelle non siamo dei fenomeni, lo dicevo anche prima, eravamo a Roma con la Raggi. Noi non siamo dei fenomeni, non siamo persone speciali, cioè prendete anche me, io sono una persona normale, una persona che faceva le sue cose prima, adesso di essere chiamato recentemente a questo alto, altissimo incarico. Però siamo quelle persone che fanno le cose giuste, quelle che vanno fatte, quelle che dovrebbe fare qualsiasi politico, quelle che dovevano fare in Italia da anni e non sono state fatte. Cioè, non è una formula retorica quella che è scritta nella Costituzione, per cui un cittadino se fa politica, se decide di rappresentare la sua comunità e quindi
assumere l'onere di un incarico pubblico in una logica di coscienza morale, civica, dovrebbe essere un sacrificio, perché tu, pensateci un attimo, metti da parte anche i tuoi affetti, sacrifichi la vita dei familiari, anche le tue semmai aspirazioni personali, eccetera, vai, svolgi questo incarico e lo fai per rappresentare tutti. Quindi a quel punto lì significa che il tuo tornaconto personale lo metti da parte, ma anche il tornaconto del partito, perché non è che puoi andare lì a fare gli interessi di bottega del partito, e quindi ti dedichi a realizzare il bene comune. No? Quindi sacrificio. Purtroppo nel corso degli anni questo incarico pubblico è diventato sinonimo di mangiatoia, di casta, di vantaggi, prerogative varie, privilegi, e quindi una distorsione completa della politica, una distorsione completa della politica. Da questo punto di vista hanno accusato il Movimento 5 Stelle di essere l'antipolitica. Io ho sempre detto no, è proprio la politica invece quella vera, è la politica con la P maiuscola, e non ci rassegneremo mai, fin quando noi ci saremo, fin quando ci sarà il Movimento 5 Stelle, quando ci sarò io alla guida e assolutamente nel movimento, noi non permetteremo mai che la politica diventi una roba da mestieranti. Questo è il tema vero. Fin quando noi ci saremo, lavoreremo per voi. Poi aggiungo, siccome non siamo fenomeni, ma posso anche qualche volta, c'è anche un po', ve lo dico, anche di fanatismo. L'altro giorno in un comizio, sei messia! Mi sono girato e ho detto no. Abbi pazienza, l'ho detto. Qui abbiamo avuto storicamente uomini della provvidenza, tanto per non fare nomi, in Germania, in Italia, Mussolini, Hitler, eccetera. Sappiamo che fine abbiamo fatto. Non abbiamo bisogno di uomini della provvidenza, abbiamo bisogno di cittadini responsabili che si assumono un impegno nell'interesse della collettività e perseguono il bene pubblico, e lo fanno con chiarezza, studiando, con responsabilità, facendo quelle cose giuste che vanno fatte. Carlo è uno di questi, perché io purtroppo, diciamo, sono ancora da poco alla guida, quindi non... Va bene. Quindi ho ancora bisogno di girare tanto e tantissimo, però Carlo qui ha fatto delle cose per questa comunità, ma veramente cose concrete, progetti veri, seri. Non si è lasciato lusingare, perché il movimento non si lascia lusingare da accordi con palazzinari vari, ti metti al tavolino, diventi sindaco e anziché valutare cosa serve ai cittadini, dici cosa può interessare l'imprenditore di turno amico, cioè facciamo la politica che va fatta. E che cosa ne nasce? Ne nasce una serie di iniziative, lui ce l'ha riassunto, ma ce ne sono tante altre, e soprattutto, attenzione, anche tenere i conti in ordine è importante. Perché lasciare i buchi, risanare le partecipate, ma anche promuovere una differenza. Da quanto sei arrivato? Al 60? 70 dal 20, cos'è ripartito? Dal 20 è arrivato al 70% della differenziata. Guardate che sembrano sciocchezze, ma un beneficio per la collettività. Se tutti facessimo così in Italia, fossimo arrivati dal 20 al 70, sto paese sarebbe un paese che la transizione ecologica sarebbe già molto più avanti. Allora, anche la Raggi, certo, però quello che voglio dire è che rigenerazione urbana, promuovere la rigenerazione urbana, adesso abbiamo la possibilità, la grande scommessa delle comunità energetiche, parchi pubblici, tenere, ristrutturare il centro, voglio dire, e sono tutte operazioni nell'interesse vostro. Questo paese noi lo possiamo rendere migliore, perché noi abbiamo le idee, abbiamo i progetti, abbiamo bisogno anche di voi, perché dobbiamo continuare a elaborare progetti a misura di una comunità come questa e dell'intera nazione.
abbiamo dimostrato anche nei passaggi più difficili, caro per la sua comunità, io a livello nazionale con tutto il Movimento 5 Stelle, che quando c'è anche la pandemia più brutta della storia, dal secondo guerra ad oggi, uno tsunami che rischia di distruggere dal punto di vista economico, sociale il paese e devastarci psicologicamente, noi non perdiamo mai la lucidità, continuiamo anzi a lavorare con maggiore impegno per la comunità e riusciamo anche in tempi di pandemia a varare tantissime misure. Se voi vedete quello che abbiamo fatto per la scuola, per l'università, per i vari settori, noi abbiamo investito di più di quanto si è investito sin qui negli ultimi anni, molto di più, addirittura l'abbiamo fatto durante la pandemia, e tu lo sai bene perché come sindaco anche tu, sono tante misure che sono arrivate, tu hai fatto anche di più, perché se noi ad esempio abbiamo introdotto misure di protezione sociale, di inclusione sociale come reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, tu da sindaco ci hai aggiunto ulteriori interventi per le famiglie più bisognose, e questo è il nostro marchio, questo è il nostro marchio di fabbrica. Marchio di fabbrica significa che il Movimento 5 Stelle, quando lavora, non solo lavora per il bene della comunità e non per tornaconti personali di bottega, di partito, ma in più il Movimento 5 Stelle lavora per guardare al futuro, ma al futuro non solo nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Cioè noi siamo quelli che la transizione ecologica l'abbiamo anticipata e la stiamo prefigurando, ci stiamo portando tutti appresso. L'abbiamo scritto anche nel nostro simbolo, 2050, noi già guardiamo a dove dobbiamo andare. Delle volte fa ridere nel dibattito pubblico, adesso ultimamente c'era un gran commentatore, uno di questi Soloni, ma non si capisce la linea politica di questo nuovo movimento. Amortaggi. Cioè l'hanno scritto nel simbolo 2050. Ci stiamo a fare la transizione ecologica, abbiamo introdotto super bonus edilizia, comunità energetica, agevolazioni varie, eccetera. Transizione digitale. Abbiamo fatto pure la rete unica, adesso si è capito che cosa vogliono fare del nostro progetto di rete unica, che in pratica è come dire che abbiamo già predisposto per portarvi internet in tutte le case in poco tempo e in pochi anni. Adesso dobbiamo capire ancora qual è questo nuovo progetto del ministro attuale, ma noi pian piano, uno per uno, andiamo lì. E siamo molto tignosi e siamo con le idee chiare, ci faremo, chiederemo a tutti, come abbiamo fatto recentemente con Cingolani, sono stati un paio d'ore con lui, come dire, perché noi i soldi li abbiamo portati e ci siamo ancora, e quindi non lasceremo che questi soldi non siano spesi per voi, noi non li abbiamo portati per noi ovviamente. Abbiamo un senso delle istituzioni fortissime e della collettività, ma noi ci siamo, rimaniamo, vogliamo che questi soldi siano spesi bene, e questo deve essere chiaro a tutti. Se qualcuno pensava che il Movimento 5 Stelle potesse, come dire, declinare, se qualcuno pensava che lo stesso Conte fosse lì, dopo una figura ingombrante, si facessero da parte del Movimento 5 Stelle, beh, hanno sbagliato proprio, noi siamo più forti di prima, siamo tornati più decisi di prima, siamo tornati più coraggiosi di prima, però attenzione, in politica funziona anche così, cara signora, funziona che, come diceva Manzoni, se il coraggio tu non ce l'hai, non te lo riesci a dare, va bene? Però attenzione, il coraggio non è sufficiente, la determinazione non è sufficiente. Occorre il vostro sostegno, ma un sostegno non è solo la X, e lì ci dovete pensare bene, perché avete un rinnovo di un mandato, quindi un'esperienza, una persona che già conoscete, è la vostra comunità. Questo percorso non va interrotto, sarebbe veramente un peccato. Però attenzione, occorre molto di più. Occorre molto di più. Noi di una X è importante, ma non è sufficiente di questa X. Noi abbiamo bisogno di molto di più. Abbiamo bisogno che voi convintamente, guardandoci negli occhi, aderiate a un progetto di società. Che insieme con noi vi mettiate in discussione, perché la politica
se lasciamo solo agli altri, lo slogan non è quello che ha detto Carlo, la politica è ovunque, diventa la politica e altrove. E quando è altrove, sapete cosa succede? Succede quello che è successo negli anni passati, che questo paese non migliora, che pur non essendoci dei fenomeni, non c'erano manco le persone che facevano l'interesse generale. Allora la politica deve essere ovunque, bisogna partecipare. Vi dovete iscrivere al Movimento 5 Stelle, il nuovo corso vi offre la possibilità di partecipare a questi progetti. Avremo progetti territoriali, vi interessa la vostra realtà cittadina, volete un forum tematico, aprite Carlo un diamine di forum tematico su quello che volete, portateci progetti, portateci idee. Volete partecipare agli iscritti a dare un contributo ancora più attivo? Partecipate al gruppo territoriale, in ogni caso partecipate, non lasciateci soli. Il sostegno deve essere a un contributo da parte di tutti in una società migliore, anche perché vi dico, dopo tutto quello che è stato, noi non possiamo accontentarci di ritornare ripristinare la normalità. Noi dobbiamo trasformare questo paese in meglio. Dobbiamo trasformare noi stessi, ecco perché vi dovete mettere in gioco. Trasformate voi stessi, ciascuno di noi, per poi trasformare la società. E ce la possiamo fare. Spira forte un vento. L'ho toccato con mano, lo tocco in tutte le piazze, in tutte le vie, in tutte le città. Noi finalmente possiamo ritornare più forti di prima. Abbiamo bisogno di ancora più consenso. Abbiamo scoperto che anche un partito dell'1, 2, 1,5 a te, 1, meno me, 3% può far cadere un governo, pensate, in piena pandemia. Un'assurdità. Se uno ci pensa, dice, è una follia. E allora dobbiamo ritornare più forti di prima. Perché conosciamo adesso bene come muoverci, siamo ancora più coraggiosi e ancora più determinati di prima. Ma senza di voi non ce la facciamo. Molto spesso, una frase che viene ripetuta spesso in tutta Italia, è vero o no? Presidente, non molli. Io non dico. Dagli tutta! Anche di più. Però attenzione, questo è come, presidente, non molli. Io sapete che rispondo. Io non mollo, ma voi volete mollare? No! E allora ce la facciamo. E allora ce la facciamo, è sicuro. Carlo, bravo Carlo. Forza Carlo! Paola, devi ascoltare, stiamo a mangiare. Grazie davvero. Grazie. Movimento5stelle.eu. L'iscrizione è gratuita. Già fatto! Bravo! E chi non l'ha fatto stasera quando va a casa si iscrive. Voi giovani, dovete partecipare, perché avete capito che in passato questo pianeta l'hanno distrutto. E quindi dovete partecipare, dovete farvi sentire. Dovete aiutarci, ci dovete dare forza, energia. E però attenzione signora, io dico anche una cosa, quando voi andate a mettere anche quella X ci dobbiamo pensare, perché un'altra cosa che le ho detta, presidente, ma lei ci pensa, pensi ai nostri giovani, presidente, la prego, faccia qualcosa per i nostri giovani. Io sa cosa rispondo, cara signora, caro signore, io ai giovani ci penso notte e giorno e lavoriamo per loro. Però lei in tutti questi anni, quando metteva quell'ex, già pensato ai suoi figli, mi dovevo cambiare. Grazie a tutti ragazzi, io
Saluto tutti i parlamentari che sono alle nostre spalle e saranno in mezzo a noi. E veramente non ci lasciate soli, e per i giovani partecipate, perché noi non chiudiamo le porte, perché noi non creiamo elite, perché noi creiamo comunità attiva e cosciente. Allora veramente diffondete quello che abbiamo fatto e difendete quello che abbiamo fatto, perché quello che abbiamo fatto insieme sarà ancora meglio e voi lo porterete avanti. Perché bisogna passare la mano dopo un po'. Dopo un po'. Intanto facciamo passare la voglia ai palazzinari di continuare a riprendersi questa città. Forza Marino, ragazzi, forza! Insieme! Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.